tu qui sei? Ciao, 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 buongiorno. Io li porto ostia, tanto oggi. Beh, io una corsa me la so fatta. Capirai, sono le 11, ma vieni a farti un bagno pure tu. No, vieni, no, ma Paolo, ma che sei matto? Io pure poco, ma bisogna che lavoro, se no questo chi me la paga? È lustro, ma che ti strofini? Tu così l'hai consumata prima di averla pagata. Ci vediamo stasera. Vieni a casa? Sì, quello che c'è, c'è. Oh, attenti a non andare dove non si tocca. Ciao! Senti, libera anche sì. L'autobus. Beh, ma a me il primo scatto chi me lo paga? Ma... Noi! Dunque? Senta, per favore, leva il piede da lì che la macchina è nuova. Beh, anche le scarpe mie sono nuove. Ma io mica le metto la ruota sopra le scarpe. Scusi, sa. No, no, scusi lei. Vogliamo andare fuori, 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 verso Anzio, un po' prima, dove c'è quella pineta. Lavinio, no? Facciamo a tassametro o a forfè? Beh, dipende, a che ora vogliono tornare. Chi lo sa? Quando ci siamo stufati. E allora facciamo a tassametro. E quanto verrà? Si fa presto, sono 50 chilometri, se non di più, 50, 100, un due ore di sosta. Beh, facciamo 8.000 e non se ne parla no, più. No, 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 8.000 fino alle 5, tutto il resto a tassametro. Ah, va bene. Buonanotte. Andiamo. E voglio fare una dormita. Dormi, dormi, fai bene, te dico io quando devi svegliare. No, me lo dico da me, me lo dico. E non ti puoi mettere sullo strapuntino che fa caldo? No, è vicino a te. Mm-hmm. Oh, e coso? Ma vedi che stupido, ma pure giusto. Tu. Giusto, senta un po', senta, passi per San Pietro, poi quando siamo lì io dico dove. Qui. Dica, signorina. Mi vuole alzare lo strapuntino? Certamente. Sì, vabbè, ma c'ho troppo da fare, quella lì tocca subito rilavorarla. Eh beh, certo, bisogna che ci dia della precedenza. Vabbè, portatela un po' qui, poi vedremo. Oh, copertoni niente, eh? Per i copertoni ce la vediamo noi, capirai, sono 7 bellezze. Ve li tenete? Ma quando voi portiamo ce lo date in anticipo, sì. 100. E poi? Il resto non sarà un granché, eh? Quando la portate? Beh, io penso fra un par d'ore, va bene? Va bene. Bing, bang, bang, voglio andare fino al conto, non mi muovo, no, no. Bing, bang, bang, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Tan, 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 teruri, ru, 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 ru. Oh, beh, che è sta novità? Che c'è? Sto più fresca qui. Sì. Vieni dietro, muovite. Sullo strapuntino ci si mette lui. E cosa non viene? No, contenta? Tutto a posto. Oh, bing, bang, bong, voglio stare fino al gongo, non mi muovo, no, no. No, 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 no. Dici, state ragazzi, ci facciamo il bagno alla bella marinara. Cioè? Cioè, senza andare allo stabilimento, facciamo il bagno come t'ha fatto Mammeda. Ah, per me risparmiamo i soldi dalla cabina. Tanto io manco ho portato il costume. E come facevi? Ah, stupido, l'affittavo. Che schifo. Perché? Non lo so, a me piace la roba mia. Quella degli altri no. No, mi piace la roba mia. Ma che mi stai raccontando? Questa borsa allora non era... Non era di Amalia. Beh, e non mi piaceva. Poi è diventata mia e mi piace. Oh, bingo, bango, bongo, bingo, bango, bongo, stare bene solo al gongo, non mi muovo, no, no. Che mare, ma lo vedi che mare? Ammazzalo. Allora deciso, è come Mammeda. Ah, per me? Lina, pure tu come Mammeda, eh? Naturale, io mi tolgo il vestito e sto a posto. Senta, volti qua a sinistra, poi ci dovrebbe essere anche un'altra strada. Sì, sì, poi le palestre le paga lei. E si capisce che le pago io, ma lei è bravissimo, ma piano e... Annazzo il bagno! Oh, vedi che mare, ragazzi!
Io lo dicevo per ritornare, per fare manovra. Ma lei stia tranquillo che ci penso io alla manovra. Mi pare. Ci pensa lui, no? E se poi lui c'ha fame? No, non si preoccupi, signorina. Poi andiamo pure a mangiare. Che non viene male. A fare il bagno? Con questo caldo? No, grazie, guardi, io sto bene qui. Oh, ecco la nostra cabina, signorina, si accomodi. No, spogliati prima tu. Lei può venire con noi, sa, non disturba, se non si formalizza. Perché noi, vero, Lina? Come no? E noi vogliamo stare in libertà. Un pinolo! Un altro, guarda! Ammazzali quanti! Hopla, hopla, hopla! Beh, con mamma, è tutto qui. Dopo di te, non voglio metterti in imbarazzo. Forza su! E spogliati! No, che fretta c'è! Io poi sapete che vi dico? Ho già fame. Andiamo a comprare qualcosa e portiamola qui. Vado io con lui. Chissà che roba vi... Guardino, se mi danno l'ordinazione ci vado io con la macchina. No, no, ci facciamo una corsa lungo la spiaggia. Sai come ci fa bene? E così scegliamo quello che ci pare. Le dispiace darci un'occhiata alla roba, grazie. Oh, ce l'hai i soldi? Sì, sì, ce l'ho. Andiamo, Lina, vieni. Su, dai. No. Facciamo presto, ci facciamo un po' d'allenamento. Andare fino al Congo, non mi muovo, no, no. Bing, bang, bang, molto scuse, ma non vengo, io rimango qui. La, 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 la. Non li vede? Sono arrivati laggiù, ma sono lontani, lontani. Da qui si vedono ancora, eh? Mi fa ridere così tutto vestito. Ma che fa? Si tolga almeno quella palandrana. Ah, beh, insomma, vedi. Eppure abbronzata, dunque i bagni li fa. Ecco, guardi, si metta qua questo. No, quello è troppo basso. Ma no, guardi, guardi come si sta bene, si stende così. Oh, ecco, mi faccia lei da cuscino. Ah, scusi, ma ci voleva proprio. Senta, se vuole io le vado a prendere un cuscino nella macchina. Perché? Sta tanto male così? No, ma è che non mi sento un cuscino. Sarebbe a dire? Perché non la capita, no? No. È che lei non si rende conto che un uomo, insomma... E che cosa c'è di tanto straordinario un uomo? Senta, signorina, lei è venuta qua in compagnia. Io sono una persona per bene, ma... Quando parla muove tutto lo stomaco e mi fa un effetto tanto curioso. Non gliel'ha mai detto sua moglie? E che moglie? Io non sono mica sposato. Ah, no, è questa. Questa? È che la fede si porta qua, quella si porta qua. Questa era di mia madre. Senta, allora glielo vado a prendere questo cuscino. Oh, stia fermo, io sto così bene. E la porta sempre? È l'unica cosa che mi è rimasta di tutta la famiglia.
Due nonni, la sorella di nonna, padre, madre, quattro fratelli. Beh? Bombardamento. Non c'è rimasto più nessuno. Sì, che bella cosa. Beh, nessuno, ci avrà pure una fidanzata all'età sua, no? Oddio, gente ne conosco, ma non è la stessa cosa. Oddio, l'antifurto! Ma che succede? La macchina! Ma che, la macchina sua suona da sola? Ma è l'antifurto! Ehi, quasi, ma la butti, ma scalzoni ladri! Basta, cangoli! Ma che vuoi? Ma chi ha fatto niente? Volevamo andare a prendere i panini. Ma mo ve li do io, i panini! Ma tu, piuttosto, che facevi il pomicione, ma là? Ma chi faceva il pomicione? Avete tentato? Ehi, oh, e state fermo! Mannaggia! Lasci stare che li piglio, li piglio. Beh, se non si sbriga. Ma tu guardala, delinquenti. Dovevo capirla subito, bastava guardarvi in faccia tutti e tre. Senta, lei mi fa il piacere di stare attenta come parla. Io non c'entro niente in questa storia. Ah no, Perché non eravate d'accordo, non eravate insieme, eh? D'accordo a far che cosa? Me lo vuole spiegare? Ah, te lo devo spiegare io, povera cocca. E non mi dia del tu. Oh, ma che mi hai presa per scemo? Beh, allora ti do del tu anch'io, sa. Ma io non ci perdo nemmeno un minuto dietro a quelli. Ti porto a te al commissariato e lì darai nome, cognome e indirizzo. Sì, sì. Il tuo prima di tutto, perché tu sei la peggio, io l'ho capita, sa. Guarda quello che mi hanno fatto. E poi darai quello dei tuoi compari. E chi li conosci? Io li conosco quanto te. Li ho incontrati 5 minuti prima. Ma sì, Te saluto. Addio. Lo specchio mi serve per guardare la strada. Bing, bang, bang, voglio andare. Dai, che quando sei stato un po' al fresco ti passa la voglia di fare la spiritosa, va. Oh, ma tu credi davvero che io quei due li conoscessi? No. Ah, allora sei proprio scemo. Ti ho detto che non li conosco. Stavo andando a Ostia quando ho incontrato quei due. Signorina, vuole andare al mare? Certo, dico io, è quello che sto facendo. Vogliamo andare insieme? Dico, oh, io non vado con gente che non conosco. C'ha la macchina? Mi ha chiesto quello più alto. E io gli ho risposto che se c'avevo la macchina non stavo lì ad aspettare la circolare. E allora loro mi hanno detto, ma noi la portiamo in macchina. E così siamo venuti al taxi tuo. Ma se ti davano del tu? Mi pare che non siano soltanto loro a darmi del tu. Senti, eh? Senti, che tu sei una poco di buono, io l'ho visto subito, sa. Ma io dico, insomma, una va così, col primo che incontra per la strada, va. E mica era uno, erano in due, è tutta un'altra cosa. Ah, davvero? E con te fanno tre. Cosa volevi che mi facessero? Avevo voglia di fare un bagno? Sì, sì, e ti costa caro perché paghi la corsa di 8.000 lire, più i danni alla carrozzeria. Io? E che cosa c'entro? All'andata mi hanno invitato loro, al ritorno mi ci hai voluto tu per portarmi al commissariato e io ci vengo. Oh, non vedo. Sei forte, eh? Già. Senti. Eh? Beh, almeno andiamo a farci un bagno noi due, no? Ma sai che sei volgare. Con chi ti credi di essere? Oh, oh, ma guarda che chiamo aiuto, sai. Perché ti ho dato il permesso di darmi del tu. Credi di poterti prendere tanta confidenza? Ma ci vado io al commissariato. E non t'arrabbiare. Casomai sono io che dovrei arrabbiarmi. Ma già, è perché la macchina è tua. Ci ho messo 2 anni per comprarmene una quota. Fischia, ma chi se ne frega? Tanto poi facciamo tutto un conto al commissariato, dai, forza! Senti, a me m'hai stufato, sei un fanatico. Oh, vieni qua! Dove va, perché scappi? Oh, vieni qua! Senta, scusi, mi lasci un momento, guardi, vengo subito.
Libretto di circolazione e patente, per favore. Ma le ho detto che vengo subito. Libretto, guarda. Passi la macchina, venga più qua. Ma non è una ladra, la vuol capire. Perché non si è fermato quando ho fischiato? Ma no, arrestatela, è una ladra. Ma è matto, lei? Ma sì, sono matto. Mannaggia, lei è matto. Ma guarda, passi. Andiamo, liberi traffico. Dove è che sta combinato? Ma se sono entrati in questo portone, ho fatto tutti i piani, questo è l'ultimo che... Non insista, qui non è venuto nessuno a cercare nessuno, qui ci sto solo io. E le assicuro che la fantasia di andare al mare mi è passata da un pezzo. Sì. Ma che vuole? Cerca l'amico di due giovanotti che gli voleva rubare la macchina. Maestro, maestro, guardi un po', io gliel'avevo spiegato tanto bene. Vede che disastro? Mi capita un fatto così alla stazione, in mezzo alla gente, mi dice lei come va a finire? Io gliel'avevo detto, lei non mi ha dato retta. Non c'è niente da fare, qui bisogna buttar giù tutto. Sarebbe a dire? Ci vuole il mollone nuovo, la cerniera, il gancetto, insomma ci vuole tutto, ecco. E non si può rigenerare questo mollone? Mm-hmm. Io per meglio lo faccio, ma sono soldi rubati. E allora? Dia retta a me, faccia la spesa, si leva il pensiero. Ci metta il mollone tedesco e vedrà che si rovina prima la valigia. Buongiorno, permette una parola. Mm-hmm. Scusi tanto, sa, potrebbe darmi un'informazione? Lei non conosce mica due giovanotti, uno alto come me, un moretto, l'altro più basso, un biondino con gli occhiali, che vanno insieme, 18, 20 anni. Mm. Calzoni americani? Riccioletti sul collo? Sì. Mocassini bianchi e neri? Sì, 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 sì. Mi conosce? No, ma sono tutti così, tipici esponenti della nuova generazione. Qui ne trova quanti ne vuole, è pieno. Allora si può vedere questo mollone tedesco? No, non c'è pericolo, è un buono. Porca miseria, ma se li riesco a pescare io... Cos'è, un guaio? Hanno tentato di rubarmi la macchina, ma con me sono cascati bene. La macchina? Un tassì? Nuovo. Oh, pazzi, sono dei pazzi. Come si fa a rubare una macchina oggi? Sono cose che si potevano tentare nel 44, 45, 46. Vabbè. Le dirò, si potevano tentare anche nel 49. Ma oggi, con la polizia rinnovata e potenziata, oggi non si ruba una macchina oggi. C'è la radio. No. Dilettanti, caro signore. È frutto della guerra, generazione bruciata. Fanno le cose così per farle, senza necessità, senza estro, senza tecnica. Quanto viene? Tutto nuovo, 3.000. 3.000 un mollone. Mollone, sicurezza e gancetto. E la manodopera? Siamo arrivati a certi prezzi. Allora, non li conosce, no? No, io evito certa gente, mi fanno pena. Più pericolosi per se stessi che per gli altri. E anche se li piglia? Vanno in galera e imparano. Ma imparano a rubare sul serio. Te l'ho detto, generazione bruciata. Non amano il lavoro, non vogliono applicarsi. Credono ancora al mercato nero, all'avventura, mentre la vita lei mi insegna è fatica. Fatica dura, quotidiana, diuturna. 3.000. Ma mi serve domattina, no? Verso le 10. O più tardi. Sì, vabbè, tutto quello che vuole. Io intanto per prima cosa li denuncio. Carta da bollo da 100 lire, se la compri subito così risparmi un viaggio. Che carta da bollo da 100 lire? Per scrivere la denuncia, è normale. Auguri. Cinque nazionali. Carta da bollo da 100 lire. La Lazio si deve andare a nascondere. Ma noi non vediamo mica dalla Serie B. Ma c'è finita questa. Dammi la sigaretta. Carta da bollo da quanto? Carta da bollo? 25 nazionali pure a me, va. Morbide. Cinquemila perché ci ho parlato io. Sì, no, oggi a meno di 10, chi ma te lo fa? Ma dove trovo io? Guarda qui, va una macchina nuova. Vabbè, quello quando è dopo gli danno lustratino. Lustratino? No. Lasciami perdere, sai. La denuncia cammina. Sì, è arrivata. Ma come non l'hai fatta? Hai capito che roba? Dico, vabbè, sei fresconi, ma un po' di senso di responsabilità per la categoria non guasta mica, no? Quelli potevano essere assassini, altro che ladri.
E mica sa, mica sa. Ah, oh, ammazzo. Ah, oh, le 5.000 lire le scusi tu, eh? Ha ragione. Ma guardi, io vado di fretta. Abbia pazienza, una cosa urgente. Calma, lo vedrete, ma calma, via libera. Calma. Sì, va bene, sì. Va. Andiamo bene. Ha visto come ha frenato? Ha visto? Oh, ma... senti un po', vieni un po' qua. Sono 10 giorni che ti cerco, mica uno, ma adesso non mi scappi più, sai? Oh, dico, lei per chi mi ha preso? Cammina, l'amico tuo, sei squagliata, ma tu non mi scappi stavolta. Ma ha visto cosa ha fatto lei là? Ma chi ha combinato? Ma che c'è? Ma non le basta di avermi sfasciato il paraurti? Ah, lei ragiona così, eh? I pazzi guidano come lei, lo dico pazzi. Io. Possono testimoniare tutti che lei ha frenato di colpo. Lo stavo per mettere sotto uno, si capisce, guarda un po'. È vero, l'ha salvato per miracolo. Lei cosa ne sa? Io ero presente, lui è sceso per chiamarmi come testimone e eccomi qua. Se ha frenato per parlare con la signorina, ho visto, sa, ho visto benissimo. Ma perché non poteva parlare? Perché voi non parlate con i vostri testimoni? Che li conoscevate? Poche chiacchiere, avete lasciato la macchina incustodita in mezzo alla strada. La patente. Dai, avanti, forza, tanto chi lavora ci va sempre di mezzo. A chi se ne va a spasso gli va sempre liscia, però. Io non vado a spasso, io lavoro come e più di lei. Io sono un funzionario della Casa del Mezzogiorno, ha capito? Mezzogiorno è passato, le dovrebbe essere in ufficio da un pezzo. Sì, c'è da ridere, intanto i danni li paga lei, sa? Ho tutti i testimoni, ho preso il numero della targa. E se li giochi all'otto? Col 16 di colle e 43 di scarpe. È pronto? Ecco. Tengo. Grazie. E adesso? Adesso mi sono guadagnato la giornata, non l'hai visto? Grazie. Cammina, monta, su. Grazie anche a lei. Prego. Grazie tanto. Taxi? Cab? Taxi? Stop! Prego, Coliseo, possibile? Ah, come no? Potrebbe essere più gentili con questi clienti, non trova? Ma vieni qua, cammina. Scusi, potrei sapere dove mi porta? Sì, al commissariato, dopo la corsa. Ah, questo è il ringraziamento. E di che? Ti ho detto persino una bugia per lei. Oh, povera piccola, ha detto una bugia, è terribile. Ma come hai potuto? Prego, Coliseo. Yes, Coliseo, it's all right. Oh, you speaking? Just a little. Oh, that's wonderful. Di un po', chi ti ha insegnato l'inglese? Che sei stata con gli americani? Bello mio, non sono stata con nessuno. L'inglese l'ho imparato da mio padre che ha lavorato a Londra. Ah, c'hai pure un padre? Sì. Dentro o fuori? Dentro casa, se non ti dispiace. Ma quale casa? Gli abusivi, coi mattoni rubati. 3 camere, cucina e terrazzo che tu neanche te lo sogni. In via Giulia, piazza delle Colonnette 35A, se non ti dispiace, eh? Piazza delle Colonnette 35A. Mm-hmm. Vabbè. Please, fori imperiali. Sì, Traiano, foro Traiano. It's all right, fori imperiali. This section is a foro Traiano, built by Apollodoro di Damasco. And there is a Basilica Ulpian Mercati Traianei. Oh, Abbe, wonderful. Oh, yes. Ma che dici? Ma non sai proprio niente. Oh, that's what George, you remember, admired so much. But here it says Foro di Cesare. Eh? Ma che ne sa questa? Lasci perdere, legga la guida. Oh, you mistake. Foro di Cesare is in the Archempio di Venere. Scemo. Ridillo un po'. Scemo. Oh, what's that? Ah, Basilica di Massenzio. Oh. And there is the Colosseo. Oh, the Colosseo. Parla l'inglese. Mm-hmm. Thank you. How much? 1000 lire? E dammi 1000 lire. No, sir, 500. The tassometer marks only 500 liras. Ma te che te frega? Sta zitto che ti sento. Oh, molto gentile. Tenga tutto. Goodbye. Hai visto che essere onesti ci si guadagna? E ringrazio, signori. You want a guide, sir? Oh, you're a guide. Oh, it is my work. Wonderful. Hanno bisogno di una guida. E beh? E che fai? E che ci vai te? Allora, caro, faccio un giro e torno. No. Excuse me. Please, eh? Go. Cammina. Sorry. Lo so pure io l'inglese, ma che te credi? He's jealous. Come, dear. Io non ho tempo da perdere, ho da lavorare, sa. Sì, va bene. Guarda un po' qui che hai combinato, porco. Ma lo vedi qui? E guarda qui. 8.000 lire queste.
Senti, guarda, mi dai 5.000 lire, ci metto il resto e finisce così. 5.000 lire. E chi ce l'ha? Te le potevi far dare dai tuoi amici, ma siccome quelli non li conosci... Quanto sei spiritoso. E va bene, li conosco. Ah, lo vedi? Sì. Uno di quelli conosco, quello che era con me oggi. Pagheresti essere come lui. Sì, figurati. Sì, signore, un ragazzo d'oro, hai capito? Di buona famiglia. Buonissima. Intelligente, ha fatto anche le commerciali. Ah, bel risultato. Lo puoi dir forte. E io gli voglio bene. Pure? Sì. E sposatelo. Già, bravo. E mio fratello? Chi? Quello lì? E perché non ci credi? È tanto facile provarlo, vieni a casa mia e lo vedi. Eccoli qui. Eccoli qui i risultati della guerra. La generazione bruciata, la mancanza di una guida. Credete ancora all'avventura, al mercato nero, mentre la vita è fatica quotidiana, è fatica diurna. Senti, guarda, avrei anche potuto dirtelo il primo giorno, ma non volevo che mio padre lo sapesse. Mio padre non è più giovane, è un artista, e far del male ai vecchi è come far del male a una creatura. Secondo te ho avuto torto a voler risparmiare in dispiacere a mio padre? Ma che dice questo? Faccio male a voler bene a mio padre. Ma che c'entra? Fai benissimo, figurati. Ce l'avessi ancora io, mio padre. Sei buono, lo sapevo. Grazie. Ciao. No, 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 che ciao. Sì, vieni qua, cammina, entra. Ma dove andiamo? A casa tua, piazza delle Colonnette 35 anni. Ma che sei matto? Dopo quello che ti ho detto mi hai dato anche ragione. Appunto per questo voglio parlare con tuo padre. Ma lo sai che non capisci proprio io niente. Sì, entra, entra. Tu vuoi finire come tuo fratello, che un giorno o l'altro va in galera e ti ci porta anche a te. E questa è la fine che vuoi fare, eh? Grazie tante. Brunetto? Che bravi, Brunetto? Grazie. Senti un po', date un po' l'occhiata a sta macchina tutti e due, eh? Va bene. Vabbè, ce ne penso io. Andiamo? Hai visto? Cagliate! È sotto Marcabona questa, si piazzano subito. Sono di mio padre, ha la mania lui delle valigie. Ma non mi hai detto che è un artista? Beh, è un artista che viaggia. Chi è? Sono io, papà. Vieni. Papà? C'è uno qui che ti deve parlare. Chi lo manda? Buongiorno. Buongiorno. Ma noi ci conosciamo. Noi? Non mi sembra. Lina, secondo te questo che cos'è? Radio o cinema? Meccanismo a funzionamento elettrico, questo è chiaro. Tant'è vero che le rotelle girano. Ma se ne intende? Che... Buono. Mistero. Mistero del mondo meccanico. Dunque, noi dove ci siamo visti? Quello che stavo pensando. Sono sicuro che da qualche parte ci siamo visti, ma poi questo non ha importanza. Quello che io volevo dirle è che dunque... Dove ha fatto il militare? Un po' dappertutto. In guerra? Anch'io. Però quell'altra. Già. Dunque, senta... Lei ha ragione. Lei non è una faccia nuova. Alle corse, al trotto. No, non importa. Un caffè. Ce lo prendiamo. Sì. Ci penso io. No, mamma. Vai tu, Lina. Io vorrei sapere. E poi questo che cos'è? Questo filo così lungo. Non è una spina, questa qui, quindi non è una presa. Per te lo dico da parte, va bene? Sì, cara, grazie. Io vorrei sapere questo. Che caldo. Terribile, signora. Ecco, questa, che cos'è? Fa caldo, mamma, vero? Non se ne può. Però la situazione migliorerà. I giornali dicono che ci sarà un ciclone atlantico dalla Francia. Sì, l'ho letto anch'io. Vero? Bene, bene. Dunque, lei si interessa di pelletterie, cuoi, valigie, borse? No, quello che io volevo dirle è che... Papà? Senti una parola, scusa. Tenga un po', metta lì. Ma lei crede che verrà veramente questo ciclone dalla Francia? Papà... Ma insomma, che cosa vuole da me questo giovanotto? E poi dove l'ha conosciuto? Conosciuto? Sono anni che lo conosco e ti ne ho anche parlato, non ti ricordi? No. Lavora con Toto? Io non voglio che frequenti certa gente. Ma sì, lo so. Hai pensato bene? Sì. Questo è uno che mi faceva la corte. Io gli ho detto di no. Sono anni che gli dico di no e lui niente. Le storie. Ogni volta che uscivo di casa me lo trovavo sempre davanti. E allora una volta per spaventarlo gli dissi, guardi che io c'ho mio padre. Anzi no, per spaventarlo di più gli dissi, guardi che c'è un fratello che sta là incontro e le rompe la faccia. E così si è calmato. Beh, e poi? Poi oggi l'ho rivisto. Era tutto gentile. Dico, come va? Bene, dice lui, mi è passata. Vieni che ti accompagni a casa. Siccome c'avevo giusto le scarpe che mi facevano male, dico, va bene. Ma perché poi l'hai...
perché è arrivati sotto casa, tanto per essere cortesi, dico, e sali su un momento, perché... Senta, senta, scusi, io credo di aver capito che cos'è. Venga un momento, perché ho pigiato un bottone. Le rotelle si sono messe a girare dall'altra parte. Vengo un po' a vedere. Fa caldo, mamma, vero? Non se ne può. Però la situazione migliorerà. I giornali dicono che ci sarà un ciclone atlantico dalla Francia. Sì, l'ho letto anch'io. Vero? Ma siamo noi! E questo è... Oddio, come si chiama? Quello che si mette nelle piazze quando si parla che la voce... Il microfono, è un registratore. Vede? Sì. Vede, guardi. Così si ferma. Sì. Così riprende e si ricarica e... E così si può risentire. Chiarissimo, qui stop. Vede, e qui go. Avanti, sì, ecco, è partito. Parli, dica qualcosa. No, ma si è addormentata, non vorrei. Non ci faccia caso, dorme sempre. Ecco il caffè. Lina, vieni qua. Di qualche cosa al microfono. Canta. Che canto? Canta. Bing, bang, bong, voglio andare fino al Congo, non mi muovo, no. Bing, bang, bang, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Oh, che meraviglioso apparecchio. Vede, lei mi ha portato fortuna. Beh, meno male. Almeno la portassi agli altri, perché a me fino a oggi... quanto l'ha pagata? Un'occasione. Io sono stato attirato più dall'astuccio, il colore. Lei crede ai colori? È buono il caffè? Ah, buonissimo. Mi ricorda quello che faceva mia madre. Mia madre faceva un caffè. Beh, Lina è brava. Anche nel resto se la cava bene. Lavare, cucinare, stirare. Noi abbiamo cercato di farne una perfetta massaia. Che meraviglia. Bing, bang, bong, voglio andare fino al... Ah, è meraviglioso. Bravo. Quando lei è entrata, io ho sentito... Sono cose che si sentono. Ho sentito come un flusso benefico. Che mestiere fa lei? Autista di taxi. Ah, magnifico mestiere. Oh, si avvicina tanta gente. Gente caffretta, gente distratta, turisti con molte valigie. E la invidio veramente. No, per carità, è diventato un mestieraccio. Lei permette? Prego. Sono pantofole norvegesi. Grazie, cara. Se lo sono indiscreto, lei quanto guadagna? Beh, dipende. Certi giorni va bene, certi giorni... Non le domando se ama la casa, perché si vede. Già. Vede, veramente, io in questo momento sono qui perché... Per me la casa è come un'isola in questo mondo impazzito. E questa è la mia, parva sedatta mihi. Lei conosce il latino? Latino, no. No, non importa, lingua morta, l'importante è conoscere le lingue moderne. Quali conosce? Beh, nessuna. Benissimo, meglio così. Dunque, dicevo, questa è la mia casa. Piccola, ma non ci manca niente. Insomma. Bell'aria, bella vista. Guardi il Gianicolo, il Tevere, Regina Celi. Papà? La mia famiglia non può soffrire la vista del carcere, non capisco perché. Vederlo da qui mi dà un senso di pace, di sicurezza. Certe volte apro la finestra, guardo, mi assicuro che il carcere sta là. E respiro tranquillo. Il guaio sarebbe se cambiassi il punto di vista, mi spiego. Vedere casa mia dal carcere. Ma così è come un simbolo. Il carcere, casa mia e il fiume in mezzo. Un simbolo che è anche un monito. Divento sentimentale, mi scusi. Ma perché? Lei è un bravo giovane. Grazie. No, sono io che devo ringraziare lei per aver voluto conoscere noi altri vecchi. I giovani d'oggigiorno, sono così egoisti. Ci lasciano soli, fanno le cose tra di loro. Siamo in un'isola. In un'isola. Ma che siete pazzi? È un altro discorso. 3.000 lire. Andiamo via. Turmi quasi immaginabili. Presto, su. Rimettetela subito a posto e avvisatemi, capito? Sì, ti fischio così. Beh, signor Stropiani, io tolgo il disturbo. Mi ha fatto tanto piacere conoscere una persona per bene come lei. Oggi poi che è così raro. Io volevo dirle qualche cosa, ma... Che cosa? Beh, lasciamo perdere. Ma già te ne vai, resta ancora un momento. Ma sì, rimanga, ci beviamo un bicchierino di anisetta dopo il caffè, ci vuole. Beh, io non vorrei Così vediamo meglio insieme il funzionamento di quel coso, del registratore. Anche a me. Anche a te, mamma. Quanto può valere un affare così? Beh... Da qua. Dai, sbrigamosi. Tengo io. Ci manca un dado. Lei ha una casa piena di roba. Lo raccolgo. Manie, sa. No, non dico le valigie. Dico, insomma, di tutto. Ecco, sta bene. Ah, se le interessa, venga a vedere. Guardi, qui articoli da toilette, necessaire, coperte di lana, plaid. E poi chi vede da questa parte? Guanacchi argentini. Guanacchi. Beh, allora arrivederci. Come? Ti accompagno? Perché? Papà, Paolo ha il suo lavoro. Già gli abbiamo fatto perdere tanto tempo. È vero, Paolo? Va bene, buonasera. Oh... Buonasera, signora. Mamma! E se ha bisogno di me, si ricordi, garage San Teodoro. Va bene. Arrivederci e grazie di prego. Tutto. Arrivederci. E non si arrenda.
Beh, sei contenta? Garage San Teodoro. Ci vediamo una di queste sere. Mi vieni a prendere, andiamo al cinema insieme. Fanatico. Ma me le carezze sul collo. Ma va, va, va. Dai, sei. Ma che voleva quel tipo? Io per non sapere né leggere né scrivere gli ho sfilato l'organetto. Ma mamma, quante volte devo dire che il borseggio è degradante, 1000 lire. Oh, io credevo che un tassista guadagnasse di più. Oh, ragazzi, è meglio, scendete via. Che è nuova? È nuova, sì. Perché c'è un bozzo? E ma te la fai il bozzo. E guardi, le è caduto il portafoglio. Oh, mamma mia. Oh, grazie, meno male. E capirà, c'era la patente dentro. È fortuna che l'ha trovato lei. Casa Stroppiani nasconde, ma non ruba. Ah, ci sono. Sa dove ci siamo visti? No. Una 10 di giorni fa avevano tentato di rubarle la macchina. Da quel meccanico, ha ragione. Senta. Senta, sarà un destino. Io non le volevo dire niente, ma lei è una persona tanto per bene che... Guardi, io stavo... Io dico suo figlio maggiore. Brunetto. Ma sì, sarà Brunetto, guardi, io la denuncia non la faccio. Voglio solamente avvertirla. Ma mio figlio maggiore è Brunetto, ha 9 anni e fa la quarta elementare, va bene. 9 anni? E quello ne ha 20 e più. Stava con un'altra, avevano incastrato sua figlia e hanno tentato di rubarmi la macchina l'altra domenica, come no? Oh, disgraziata, lo sapevo, è lei, è lei. Che bugiarda, che canaglia, ma io t'ammazzo, io t'ammazzo. Aia? Chi era? Chi era questo fratello? Era Toto, scommetto che era Toto. Oh. E perché io non ho un fratello? Oh. Mamma, ma qui stiamo diventando tutti matti. Io non ho un fratello, ce n'ho due, sì o no? E con questo? Fortunato, vengo subito. E con questo ce n'è anche uno d'avanzo. Ah, oh, basta, 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 basta. Io voglio sapere quello che hai fatto. T'ammazzo! Tu finisci in galera! Si calmi. Tu finisci in galera! Permette. No, no, no. Mi fai schifo. Ah, sì, io? Sì, tu. Mi fai schifo. Va bene? Ma gli dà fatto niente a te? Siamo precisi, io non posso sopportare discorsi inutili. Primo, ti hanno rubato la macchina o non te l'hanno rubata? No, va bene? Ma perché... No, perché non ci siete riusciti. Senti, adesso parlo io, poi parli tu. E fammi parlare che se non mi arrabbio allora è peggio, eh? Ah, sì, sì. Dunque, primo, a te non ti ha rubato niente nessuno e va in giro tormentando la gente. Secondo, dici che non ho un fratello. E guarda poi il caso, ce n'ho due, va bene? Ma come, tu mi hai detto che... Mi fai parlare? Io voglio essere precisa. Mi basta questo, soltanto di essere precisa. Io i fratelli ce l'ho i due. Terzo, perché mio fratello più grande si chiama Toto Brunetto, non ha nessuna importanza. Quello che importa è che se quello era mio fratello tu non lo denunciavi. Siccome non è mio fratello lo vuoi denunciare, ma, vero? Ma che... Fammi finire. Oh, se qualcuno ti avesse rubato qualche cosa tu l'avresti denunciato, fratello, no. Nessuno ti ha rubato niente e allora vuoi fare l'eroe e dici siccome tuo fratello non lo denuncio. Ma che razza di moralità è questa e poi non devo dire che mi fai schifo? Punto primo, sei un bugiardo. Punto secondo, sei uno sbruffone. Beh, e adesso se hai da dire qualche cosa parla pure. Ma la sento. La sento, la sento, la sento, se la sento. Certo, Lina sceglie male le sue compagnie, d'accordo, ma il ragionamento... Fila, figlia mia, mi hai convinto. Ah, sì. Oh, non far tardi che appena ho finito con Fortunato mangiamo. Vengo, papà. Ma puoi mettere il momento di stazione termine? Ma perché allo stesso adesso si fermano due rapidi? Sarà. Senti, a casa mia c'erano mio padre, mia madre, due nonni, la sorella di nonna, 4 fratelli. Me l'hai detto. E quando parlavano tutti assieme non riuscivano a intontirmi la testa come fai tu da sola. Senti, fila, fila via, non rimanere nemmeno un minuto perché sennò io ti divento un assassino e non ti far vedere più nemmeno in fotografia, hai capito? Ma chi ti cerca? Chi ti ha mai cercato? Sono venuta io a cercarti? Di la verità, sii sincero una volta nella vita. Mica tanto, una volta sola. Ma io dico porco... Bestemmi pure. Guarda la miseria, ma... Io ti faccio schifo, ma non ci siamo. Dai, che c'hai la gara, ti ammazza. Certo che. Chi ci capita, ma. Tanto per me. Addio. Chiuso, finito. Basta. Quanti chilometri? Ma non vedi cosa hai fatto? Ma, ma
non vedi cosa hai fatto? Hai rotto tutto, hai sfasciato tutto, Paolo! È il gioiello, signorina. Quella è la mia mente. Bravo, bravo. Una signorina elegante come lei. Vedi? Signori, guardate che... Ci vorrebbe che vincessi in toto calcio gli arega lei. Perché è proprio carina. Scusami. È la bellezza, come lei. Signori, voi con 200.000 lire che date pronti contanti, sì, e poi non è un arrosto cinque, è vero, no? Sono tutti amici. Ciao. Fila. Non dovevamo andare al cinema? Ho detto Fila, levati dai piedi, vai a incantare qualcun altro perché qui non c'è più niente da fare. Ma perché? Non posso fare due chiacchiere con i tuoi amici? Stavamo facendo due chiacchiere, perché che c'è di male? Tu pensa per te. Io ci penso, ma tu non li fai niente a tacchi a signori. Ah, se sei geloso, c'è mica il diritto di... Ma chi è geloso? Ma cos'altro gli sei andato a raccontare? Ma io non ho raccontato niente. Che colpa ce l'ho io se la gente vedendoci insieme pensa che noi... Cosa pensa la gente? E cosa pensa? A Paolo, se non la smetti di rompere la faccia. Ma tu guarda la miseria. Ma no, scusate, la colpa è mia. Dovevo dire subito perché sono venuta qui. Sono venuta a riportarti le 5.000 lire della riparazione della macchina. Che cosa? Te le manda papà, addio. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Signorina, mi scuso per lui. Buonasera, signorina, scusi, a questo è mezzo male. Ma si può sapere di che vi impicciate voi? Ma lo sapete chi è quella? Io vedo chi sei tu. Ammazza, sei preso pure i soldi, io non lo so. Oh, 5.000 lire. Ma come? Io mi prendo i soldi che te la ripar- Oh! Lina, senti qua, vieni qua, qua. Vieni qua. Oh, senti. Senti, guarda che da te io non voglio niente, sa. Non voglio niente. Voglio soltanto che tu non ti faccia più vedere, perché sennò, mannaggia Nerone, io ti mando in galera. O mi ci mandi tu a me. Vieni. Certo, certo. Come dici? Ho detto certo. Hai ragione di umiliarmi. Ma che c'entra? Ma chi vuole umiliarti? Invece sì, perché tanto, tanto io lo so cosa credi. Lo so qual è il mio destino. Addio. Come sarebbe a dire? Lasciami va, Paolo, è meglio per te. No, 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 no. Quando uno comincia un discorso lo finisce. Che destino? Quello delle donne come me. Battere il marciapiede. La notte passarla sul tavolaccio. Fin quando sono giovane qualcuno le aiuta, le paga. Poi si vendono per pochi soldi nei porti. I porti? Ma che porti? Ma cosa dici? Un giorno le rimpatriano con un foglio di via da Parigi, abbruttite dall'alcol e dalle droghe. Non mo ti do io certe droghe che... Ma finiscila con questa mano. E lasciami dire tutto. Ma cosa vuoi dire di più dopo quel mucchio di stupidaggini che hai detto? Caro ragazzo, ma che vuoi sapere tu di queste cose? Sei io che sono già stanca come una vecchia e che sono disincantata di tutto. Che cosa sei tu? Disincantata. Mo ti do una sberla, io... disincantata. E io ti dico che sono una vigliacca, una ladra, una canaglia che finirò nelle fogne. Beh, guarda... io ti dico che tu non ci finirai. Sì. No? Sì. E non cercare di consolarmi, guarda, mi fa più male di tutto. Ma stammi a sentire. Oddio, lo vedi, mi fai perdere pure il filo a furia di interrompermi. Ti piacciono le macchine carrozzate così? Il colore, magari. Ma no, Lina, ma perché fai così? Tu vuoi sembrare cinica e non lo sei. Sei giovane, sei intelligente, sei... Insomma, non devi scoraggiarti, devi reagire. Se tu lo vuoi, io ti starò vicino, ti aiuterò. Ma insomma, basta che tu lo voglia, perché sennò qui... Certo, Paolo, certo, sono venuta per questo. Ce l'hai messa a capire. Che cosa? Ma come? Non hai detto che vuoi starmi vicino? Sì. E andiamo al cinema, dai. Io non ho visto nemmeno il titolo. Che film è? Non lo so, l'ha scelto papà. Credo che facciano... Mano pericolosa, è vero, nonna? Sì, sì, Mano pericolosa. È un film di ladro. Forse avevo fatto male a portarci i ragazzini. Perché? Ci sono le donne nude. Ma no, si guastano. Ma che si ruba così, andiamo? Superficiali. Ma che cerchi, le sigarette? Ah, già, guarda, i nervi me le sono fumate tutte. Scusami, le vado a comprare. Ma no, sei matto, le ho io. Tieni. Anzi, senti, sei così caro. Te lo regalo. No, scusa, ma che c'entra? Non... Ma l'ho portato per te, per fare la pace, è una cosa da niente. Più che altro è il pensiero che conta. Ma questo è oro. Ma che oro sembra? Io l'ho avuto per niente. se noi lavorassimo così ci pescherebbero tutti. Buongiorno, stai male? No, perché è tardi. Insomma, t'ho svegliato perché è ora che me ne vado. Accidenti, che dormita. Permesso, signor Paolo? Avanti, avanti. Scusate, signor Paolo, già che vanno disturbato prendo la scala. Fate pure, signora Palmira. Che avete cambiato turno? Io no, perché? Stanotte ho sentito tornare tardi. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, buongiorno. Si è freddato lo vello stesso? E certo che lo voglio. Vieni un po' qua. Clara! Clara, vieni un po' a vedere. Guarda un po'. Che c'è?
Ti piace? Andiamo, Paolo? Ah, vabbè, tu sei ancora così, ma che succede? Succede che bingo, bango, bongo stare bene solo al Congo. Hai visto non qua che c'è scritto? No. Bingo, bango, bango, barabonzi, barabero, non mi muovo. Guarda come saltano i sigaretti. Auguri! Auguri! E capite? Auguri! Ma auguri di che? E qua ci siamo con l'eterno amore mio, e capitano, tete. Ciao, papà. Ciao. Ui, mi raccomando, fate bravo, io vado. Senti un po', la conosci Bingo Bango Bongo stare bene solo al Congo? No. Allora stasera te la insegno, è carina, sa? Così poi tu la dici agli esami, eh? Bingo Bango Bongo stare bene solo al Congo, na 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 na. Hai visto che ora è? Eh? Dove vai? Dove vai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina al principale l'ha morsicato una tarantola, dice che gli hanno rubato una cosa. E che cosa? Una cosa, io che ne so. Sono affari suoi, che ci posso fare? Pronto? Senta, mi fa un favore, mi fa chiamare la signorina Stroppiani, abbia pazienza, una cosa urgente. Non è questione, ma qui è un continuo di cose urgenti. Chi è? Vogliono uno al telefono. Chiama la signorina Stroppiani. Stroppiani? Ma sì, no, al telefono. Non c'è bisogno che lo faccia salire. Guardi, basta che chiama dalla strada, tanto lei sente benissimo. Grazie, eh? Grazie. Pronto? Pronto, Lina? Dormivi, t'ho svegliata. Ah, sei tu? Ma sei matto. Io chissà cosa mi credevo. Sì, sono matto, eh. E chissà di chi è la colpa. Senti, io volevo dirti grazie. Non avevo visto più bello. Cosa non avevi visto? Non è proprio vero. Lina? Lina, mi senti? Ma più bello che cosa? Ma come che cosa? Dimmi se è vero. Ma io non ci capisco proprio niente, figurati un po'. Ma vero che cosa? Vabbè, me lo dissi stasera. Senti, perché non me lo dici adesso? Tanto me l'hai scritto. Come non puoi? Che canaglia che sei. Senti, che fai stamattina? Ah, oh, non lo so. Forse vado ad accompagnare papà alla stazione Ostiense. Parte. E chi ti ha detto che parte? A fare, alla stazione, ciao. Ciao. E tu me lo dici così, Lina. E come te lo devo dire? Ciao. Ciao. Che c'è? Oh, ce l'hai tutta, Mossi, non lo sai come si chiamano sti scherzi? Ma... Hai mai fatto stacco all'angustia tutta la notte? Ma che t'hai rimesso in testa? Le faccio il paino con quella? Le farò spiritoso? Ho messo sotto sopra tutto il garage. Che c'ha lui? Mi dispiaceva mica tanto per il valore. Ma c'è la dedica di mia moglie con la calligrafia scolpita a mano. Ah, scherzato, e quello scherza sì. Ma dica però il diritto di sapere. Buonasera. Come stai? Bene, bene. Senti un po', dove hai preso quel portasigarette, eh? Come? No, l'hai rubato. Sì, signore, sei una ladra schifosa. L'hai rubato al padrone del garage mio. Ma io te mando in galera, te mando, così, lo vedi? No, 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 niente, non voglio sentire. No, addio, croce, è finito. Di un po'. Vai a chiamare tua sorella. Non ci sta mia sorella. Ma come se ci ho parlato adesso per telefono? Se n'è andata, che ne sappiamo? È andata alla stazione col professore. Me ne dai due mesi, siamo qua. Il rapido 276, Milano-Bologna-Firenze-Roma, viaggia con 10 minuti di ritardo. Hai fatto bene a riprendere i contatti.
a portarlo al cinematografo ieri sera. Ah, ma io l'ho fatto così. Eh no, un autista è a suo modo qualcuno. Certo, io per principio, si capisce, non sarei stato favorevole. Ma che fai? Sposi un borghese. Quelli di oggi poi, gente addormentata, leggono, scrivono, pensano. Pensano e gli altri fanno. Ti piace questa pettinatura? Orribile. E Cudovan, papà? Vergogna. Un viaggio, professore! In fondo al corridoio c'è una valigetta di cinghiale. Cinghiale, non c'è mercato, il rapido ritardo e gli aspetti rapido. Buon viaggio, omaggi signorina. Oh, la gente che scende da un treno arrivata in ritardo è affrettata, preoccupata, distratta e noi lavoriamo sulle distrazioni. Dunque, dicevo, un autista è al suo modo qualcuno, ma poi anche per me, per la mia professione, non ti nascondo che l'aiuto di una macchina mi farebbe comodo. Tela, fibra, commesso viaggiatore, contenuto, pantofole usate, pigiama, spazzolino da denti. Chi non capisce queste cose è meglio che si sposi. Ci interessa? Mo allora? Permette un omaggio, signorina? Prenda anche lei, mo prenda bene. Si lasciano qua e là e chi non li raccoglie. Poi ci voltano, con la polvere del moro tutto brilla come l'oro. È il capè? Attenzione, attenzione, è in arrivo al marciapiede 4, il rapido 276 proveniente da Milano. Aspettami l'uscita. Sì. Io ti passo la valigia sì. Tu la dai a Fortunato. Sì, papà. Su. Ciao papà. Permesso. This way, we take care of your luggage. The bus is waiting outside the station on the left. This way, ladies and gentlemen. This way, please. Presto, corri. Mi scusi, lei aspetta qualcuno, signore? Sì, perché? Anch'io sono arrivata ora, ma non trovo mio marito. Bisogna che lo cerchi. Mi dia un'occhiata alla valigia, mi fa questo piacere. Grazie. Lo ha trovato? No, no. Permesso. Permesso. Scusi, signore. Sarà all'ingresso. Oh, mi ha preso lei la valigia, è molto gentile. Eh sì. Grazie. Permesso, vedi, è arrivata la nonna. Caro. Caro, si è affossata, signora, le dispiace. Oh, scusi tanto, signore, scusi. Grazie, è stato grazie. Tanto gentile, mi ha portato la valigia. Ma se ti dico che si paga soltanto il supplemento rapido, me l'ha detto anche la Mimma. E l'extra lusso. Oh, signore, ma ti dico di no. Scommettiamo? Figurati, tanto io ti avverto, in seconda non ci vado. Così paghi il supplemento in treno e la multa. E spendi quanto se andassimo alle Belvedere. Ora mi informo, ti avverto che se ho ragione io ti piglio a schiaffi. Cretina, ma dove l'hai lasciata? Ma l'ho lasciata lì. C'era più un signore con solo impermeabile. E guardalo, oh. Dov'è? Al ladro, guarda se al lo ladro. Riconosci. Ecco, proprio la cercavo. Dove sta lì? Sì, del resto è meglio che glielo dica a lei e così non se ne parla più. Sua figlia è una ladra, e poi facciamo i conti di andiamo a fretta, le dispiace. Ha capito cosa le ho detto? Ma sì, signora, sentiremo Lina. Oh, ma inganna lei come ha ingannato me. Me ne vado. Quella è una delinquente vai, nata. Vai, se no prendo un altro taxi, sai? Prendo un altro taxi, andiamo? Sì, sì. E poi c'era anche lei ieri sera. Sì, quel sì, porta sigarette sì. Che mi ha regalato. Dai. Ma insomma, Lina, dove sta? Di là, a destra, vada, presto, presto.
Al ladro! Al ladro! E grida! Al ladro! Ma io dico, ma insomma, si può sapere dove sta? Chi? Lina! Come dove sta? A casa, si capisce, no? Che ladro, gli aveva detto che metteva il mallone tedesco? Ah, questa era la mania delle valigie, eh? Le valigie degli altri, fuori, butta a te, tua figlia, tutti. Paolo, che stai pensando? No, adesso basta, eh. Adesso, quante per Dio, andiamo in questura, perché io sono una persona per bene, sono... Infermiere? Pietro? Pietro? L'autista ferito? Sì. Grave? No, lei è della famiglia? Sì. Sorella? Portalo un po' ai raggi. Dategli un'occhiata al torace e al braccio destro. Poi lo riportate qui. Fermo. Paolo, calma. L'ho detto, fermo. Ma non si preoccupi, la signorina è coraggiosa, vede? Più coraggiosa di lei. Non si impressiona. Brava, signorina. Paolo, mettila sulle spalle, sennò prendi freddo. Sì, sarei contenta adesso. Senti tanto male, povero Paolo. Certamente si è rotto qualche cosa, sai. Su, su. Da braccio. Addio. Non posso più parlare. Fare lo stupido, Paolo, e cerca di farti fare un buon referto, eh? Eh? Voglio dire che se c'hai qualche sorotto è una fortuna. Ah, grazie, grazie, grazie. L'ambasciata indiana sta sistemando tutto. Va bene? Paolo, buono. Salga qui, prego, secondo. Che bell'apparecchio. Mai visto, signorina? No, posso? Prego, grazie. Si accomodi. Scusi. Pensi, dottore, nella disgrazia siamo stati proprio fortunati. Pensi che mio padre per puro caso si trovava sul posto dell'incidente. Fermo, stia fermo e tenga le braccia abbandonate. Luce? Che bello, Paolo, vedessi come sei buffo. Ma sì che sono rotte, vero, dottore? Le costole sono tutte rotte. Ah, no, no, anzi, se l'è cavata molto bene. Ah. Scusi, signorina. Ah, prego. Io sono tutto rotto. Dicevo, una macchina indiana, grossa come una nave, correndo all'impazzata, gli è andata addosso. La macchina di Paolo era ferma. E allora papà, dopo avermi avvertito, è corso all'ambasciata indiana con tutti i testimoni. Ma che cosa fa? Ma che cosa succede? Dio, un po' calmo, su. Ma nessuna macchina mi è venuta addosso, sono dei delinquenti. Ma non l'ha mai fatto così. Sarà colpa della botta, bisogna scriverlo sul referto, eh? Dottore, mandate subito una guardia all'ambasciata. Se no, quello là fa scoppiare la guerra con l'India. Cerca di colmarti, Paolo. Me ne vado. Ha una bella pazienza con lei, la signorina. Perché se ne va, signorina? Sarà meglio, visto che gli faccio questo effetto. Lo raccomando a lei, dottore. E gli dica che sia tranquillo, che ci pensa papà. Gli indiani pagheranno tutto loro. Buongiorno. Prego, grazie. Si accomodi. Allora, ho visto la macchina grande che veniva correndo. Da dove? Da sinistra. Mentre il tassì? Veniva piano piano tenendo regolarmente la destra. La voce dell'innocenza. Io sono qui perché quel povero giovane mi ha supplicato di aiutarlo prima che lo portassero via. Vota a Chadine? Il signor Consule dice che il rapporto del cittadino indiano afferma che la responsabilità è del taxi. Mi rendo perfettamente conto, perché se noi ci trovassimo in India a pilotare un elefante e investissimo un altro elefante, avremmo la sensazione di essere stati investiti e chiederemmo i danni, no? Ma si tratterebbe di un errore di valutazione dovuto all'inesperienza di manovra del mezzo. È chiaro, vero? Indiami automobile bote. Il signor Console dice che in India ci sono molto più automobili che elefanti. Anche in Italia, ma è una questione psicologica. Comunque faccia presente a Sua Eccellenza che la vittima è un bravo giovane, un povero giovane che ha lavorato molti anni per potersi comprare un pezzetto di taxi, un pezzetto soltanto di tutta una macchina, e per essere precisi proprio quella andata in frantumi. Adesso io domando e dico, che cosa costa al vostro suddito che possiede un'intera macchina grande come un vagone di essere generoso col nostro povero giovane? Acciare? Il signor Console è d'accordo nel risolvere subito la questione, ma vorrebbe sentire gli altri testimoni. Certo, subito. Andiamo, bambini. Grazie, signor Console. Non ho mai dubitato della millenaria civiltà indiana. Signori, in piedi, ecco il console. Buongiorno, eccellenza. Sono queste? Sì, questi sono i più volenterosi. Vi faccio accompagnare al commissariato italiano. Papà, allora? Figlia mia, gli orientali quando sono di razza superano di gran lunga gli occidentali. Ma che l'hai toccato tu questo? No, dunque... Gran signore il console, simpatico, pronto a risarcire i danni. Quanto?
Qualunque cosa ti dico, avevo i soldi in tasca, ma che manca la luce? Lascia stare, allora? Ti dico, benissimo, però poi siamo andati al commissariato. E allora? Arrestati i testimoni, tutti, anche Fortunato. Ah, così che niente. Paolo è costretto anche a risarcire i danni. Papà, ma tu mi avevi promesso... T'avevo promesso, se le cose fossero andate come dovevano andare. Ma oramai non c'è più niente che vada come si deve, basta leggere i giornali, è un mondo impazzito, non si può promettere più niente. Vendiamo questo. Una parola, è della RAI, è segnato, guarda, chi se lo piglia? Meraviglioso apparecchio, vede, lei mi ha portato fortuna. Beh, meno male, almeno la portassi agli altri, perché a me fino a oggi... Papà, non lo comprano perché se glielo trovano? Sequestro e galera. Quanto? Dipende, da 6 mesi a 1 anno. Come per un borseggio? Secondo che borseggio? Si va da 1 a 6 anni, articoli 624, 625. Ma tu... Lascia perdere. E chi ci pensa? Tanto io non ho stoffa. È meglio che mi sposi. Signor Paolo! Signor Paolo, ma non vede, c'è la signorina? Ma signor Paolo... Lasci. Mi fa piacere di vedere che ti sei rimesso. La mandi via! Signor Paolo! Senta, signora, mi faccia la cortesia di chiedergli se è venuto un indiano, un ambasciatore, si è portato tutto quello che doveva portare. Io gli feci chiedere 90.000 perché tanto mi hanno detto al garage. Ah, gli dica anche che si degni di ringraziare perché deve tutto a mio padre. E lei sta a sentire quella lì? La mandi via! Abbia pazienza, signor Paolo. Ah, e senta, se vuole un consiglio non la lasci sola, perché quella è capace di portarsi via i mobili di casa. Adesso ci parlo io. E dove sta? Ma dove è andata? Sarà andata via, poveraccia, con quell'accoglienza che le ha fatto. Ah, vabbè, meglio così. Sei qui, eh? Beh? Oh. Non chiudere la porta, non sta bene. Vuoi che la padrona pensi chissà che cosa? O l'hai abituata a farci venire le ragazze? Piuttosto a quest'ora dovresti tenere chiuso il balcone. Entro nel caldo. E le mosche, eh? Vattene. Che cosa vuoi? Ma si può sapere che cosa vuoi? Ma mi hai detto tu di venire. Io? Proprio tu. O fui io? Beh, comunque tu e io non ha nessuna importanza, qualcuno l'ha detto. Ma... E siccome oggi può darsi che oggi io debba partire... Sì. Capace per 1 anno. Da 1 a 6 anni. Dico, fammi andare subito, non ci si vede più. Beh, sono contenta che tutto sia andato bene. Con papà si sta sempre tranquilli. Allora... Ciao. Sì, che cos'è che va bene? Che cosa va bene? Ma lo sai dove vadi adesso, disgraziata? Rovina. Rovina del mondo. Il tassì l'hanno riparato. Adesso io vado a buttarmi in ginocchio davanti al mio padrone per chiedergli di farmi lavorare, eh? Fammi lavorare, ti prego, ti scongiuro, ti pagherò giorno, per tutta la vita. Ecco qua come m'hai ridotto. Paolo, non vorrai mica venirmi a dire che non hai avuto i soldi. Oh, mamma mia, bella, ma... No! Ma quali soldi? Ma chi dovrebbe darmi i soldi? L'ambasciatore era d'accordo con papà, con il commissario e con tutti. E io ero sicura. E se no con che faccia sarei venuta? Ma non ti preoccupare, vado io all'ambasciato, giusto un appuntamento con papà? No, tu non vai in nessun posto perché non devi andare in nessun posto, hai capito? E quanto a tuo padre, io prego Dio che non me lo faccia incontrare mai più perché guarda, sennò... Guarda, papà dice di te la stessa cosa. Non vuole neanche che ti frequenti. Che cosa? Senti, caro, non ho voglia di discutere. Tanto si discute e ognuno rimane della sua opinione. Fammi andare, così ti pagano e non se ne parla più. Ma chi è che dovrebbe pagarmi? Me la vuoi dire? Ma perché, se la colpa è mia? No, ho messo la freccia. Ho voltato di colpo. Ho voltato a sinistra che... Ma vedi che non lo sai neanche tu. Tanto per cominciare. Primo, oggi i ricchi hanno sempre torto. Secondo, l'ambasciatore è un indiano. Che cosa vuoi che sappi se si deve andare a destra, a sinistra, le frecce e tutte queste storie? Ma perché vuoi complicargli le idee? Gli indiani e sono simpaticissimi. Senza calcolare che i più bei gioielli del mondo ce li hanno loro. Senti, Lina. Ah, insomma, sei anche presuntuoso. Vuoi saperne più di un ambasciatore? Oh, tu guarda la miseria. Allora, tu sai che... Io so che qualunque cosa tu dica è una bugia. Non sai fare altro. Oh, non m'hai detto altro dal momento che t'ho conosciuta. E poi il fratello, e poi il portasigarette. Piano. Ma cosa piano? Portasigarette che cosa? Quanto sei sfacciata, sa. Vabbè, allora... Dove l'hai comprato?
Non lo avevo comprato, Paolo. Me l'avevano regalato. E se ci tieni, posso anche dirti chi. Sì, ci tengo. Il padrone del tuo garage. Oh, ma se lo stava cercando come un pazzo. Sì, il tuo signor padrone mi ha offerto una sigaretta e allora io... Guarda, mi ricordo perfettamente. Stavo nello sgabuzzino di vetro che non so come facciate a resisterci perché non ci si respira. Vabbè, allora? Allora che cosa? C'è bisogno di farla tanto lunga? Facevo lo spiritoso e mi hai fatto vedere come funzionava la molla per far saltare le sigarette. Sì. E poi? Oh, e poi, insomma, basta, mi fai rabbia, Paolo. Ogni stupidaggine con te diventa una storia. E allora che cosa ha fatto questo? E allora che cosa ha fatto quell'altro? E allora? Sai, io penso a quant'ero felice all'idea di farti un regalo. Mi prenderei a schiaffi, guarda, a schiaffi. Oh, ammetterai che con te non è possibile ragionare, eh? Senti, ma permetti, ma mi lasci parlare. Ah, chissà che cosa hai fatto fino adesso. Ma come? Ho detto, parla pure. Immagino. Parla. Ma Paolo, che cosa fai? Non avevamo litigato? Smettila, te ne approfitti perché sai che mi piace quando mi abbracci. Ma se non ti ho mai abbracciata, ma che... Ah, e adesso che cosa stai facendo? Senti, Lina, che cos'è questa storia che parti? Me l'hai detto così per farmi arrabbiare, eh? Perché, Paolo, è facilissimo che io debba partire. No, perché? Come? Quando? Entro stasera, certo, io spero di no. Ma com'è possibile? D'un tratto, non sai nemmeno per quanto che... Non dipende da me, non lo stabilisco io. E cioè? Bisogna vedere come vanno le cose. Senti, Lina, le cose vanno così e non se ne parli più. Ci stai? Paolo, c'è il ragazzo del garage. Signor Paolo, permette? Sì, come no. C'è il ragazzo del garage, ha detto che va giù subito. Oh, ho capito. Oh, io i segni ci credo, sa. Di, tu vuoi vedere che questo è il padrone del garage che... Sentito? Io ti ho messo l'anello e il padrone mi ha mandato a richiamare. Lo sai cosa vuol dire questo? Che oggi si ricomincia tutto da capo, eh? D'accordo. Tutto da capo. Oddio, dove ho messo le chiavi? Te le ho messe nella tasca dello spolverino. Grazie, mi accompagni. Fino al portone. Perché? Shh, non hai detto tutto da capo? Arrivederci, signora! Arrivederci, signora! Ma guarda un po' come ha combinato questa macchina. Mai vista una macchina come questa. Sembra una carta geografica. Eccola qua. Hai visto che capolavoro? Ma calmo, che questa qui la metto a posto io. Chi è? Ti chiama il padrone. Ci ha una sorpresa per te. Vieni. Buongiorno. Ciao. Ciao. Hanno portato i soldi, eh? Questi li vogliono a te, i soldi. E li vogliono subito. Ah, ma che scherzi sono questi? Qui c'è un equivoco. A me mi hanno detto che li portavano loro. Ah, lo vedi? Parlato con l'ambasciatore, detto dare 100.000. Ma Paolo, tu stai diventando scemo. Devi cacciare i soldi. I soldi. Io mannaggia. Ma che succede? E io che ci avevo creduto. Brutta. Calmati, Paolo, tu quando fai così è l'ora che ti incastrano. Calmati e vacci piano, vacci calmo. Andiamo? Oh. Beh? Niente, avevi detto le 5. Sono 5:30. E c'ha pure ragione lei, adesso abbiamo messo sul padrone. Tu organizzi, tu comandi, tu decidi. Oh.
L'idea l'ho avuto io, no? Dunque, io comando, io organizzo e io decido. Se vi va bene, se no, arrivederci. E sia ben chiaro, eh? Io non prendo un terzo. Che? Come? Prendo la metà. Non ti potevi mettere i calzini e cambiarti la camicia? Oh, ma che c'è? Ciò che così vi guarderanno tutti sul 53. Ha ragione papà, non sapete lavorare. Andiamo? E non mi venite addosso, dietro, dietro, stupidi. Oh, oh, oh. Lina? Ciao papà. Lina? Lina? Senti papà, io ho sempre fatto a modo mio. Ti dispiace di dire qui ai tuoi amici di levarsi di torno? Che vuoi? Di torno? E quest'ora di un momento, vengo subito. Va bene. Va bene. Buongiorno. E allora? Hai 200 lire? Ah, era per questo. Quei due frappetti di zabaglione? Eccoli. Ti farà bene. Figlia mia, tu non sei coerente. A volte mi chiedi permesso per andare al cinema e adesso non vuoi chiedermelo per andare a rubare una macchina? Ma chi è che va a rubare le macchine? Adesso vado che mi aspettano. Ciao. Lina, vieni qua. Dove andate? 53. No, borseggio in autobus. Che cosa facile, che cosa vile. E poi con quelli lì? Beh? Andiamo, Lina. Oggigiorno in autobus ci va soltanto la gente per bene, che lavora. Tu rischi di derubare un pensionato. Papà, ho bisogno di soldi, lo sai benissimo. 100.000 lire. Avevi detto 90? È lo stesso. Ah. Assolutamente dentro oggi. Tu me l'avevi promesso, io gli ho raccontato che hai avuto i soldi dall'ambasciatore. E lui ci ha creduto? Papà, quello è fatto così. Quello alle cose ci crede. Beh, allora è proprio un cretino, hai scelto bene. Chi ha scelto, fammi il piacere. Ma lo vogliamo far morire di crepacuore? Stai tranquillo in quanto a questo. Io che ho vissuto molto di crepacuore, non ho mai visto morire nessuno. Anzi, è curioso, ma si potrebbe addirittura rilevare che il dolore prolunga l'esistenza. È un argomento che non è stato approfondito, ma ne varrebbe la pena. Dunque, 53, la linea dei parioli. Se si sceglie bene, basta un portafoglio. Ma è proprio così grave? Beh, sì, papà. Allora ci vai. Con me. Papà! Il tempo di cambiarmi. Sì. Lina! Mi dispiace, ma non se ne fa più niente. Ciao! Porco cane, ci ha fatto venire fino a qui. Aspetta, ci facciamo far fessi da quelli lì. Vieni qua. La fede che va da te, la fede. Imbecille, stupido cretino, somaro, gnocco, fesso, imbecille, becca morto. Ah! Ma basta, non ne parliamo più, no, è inutile, no, ciao, addio, chiuso, finito, basta. Ma che ne vuoi parlare a fare? E le paste? Le hai dimenticate sul banco come lo solito, no, no. Eh? Eccole qua. Oh, questi autobus, mi scusi. Guarda, lo piano.
Miopia! Molla subito che t'ho visto! Fermi lì voi due, al ladro! E fermateli, no! Oh, sì, al ladro, al ladro! Ma che sei scemo? Oh, a manicomio! Eccole qui, le maste! Rai! Poi dico! Ma quello è il mio portafoglio! Grazie, gliel'ho salvato io, tenga! Calma, che è successo? Dov'è il ladro? Ah, siete voi! Ma no, io sono il derubato, si sbaglia! Giusto lui è il derubato! Ma no, sono loro i ladri, loro due! Chi? Loro due, loro quattro sono! Ma scusi, come fa lei ad accusare così leggermente della gente che non conosce? Non vi conosco, è brutta faccia tosta. Adesso pagherete per tutto, per la stazione, per la macchina, per il portasigarette. Guardia! Ehi, guardia! Che c'è? Un furto, dei ladri. Ma io sono notturno. E sempre guardia siete. Accompagnate questa gente al commissariato. Ma tra un'ora devo montare in servizio io. E io che faccio? Faccio deviare l'autobus, alzatevi su. Un'ora ci porti in galera tutta Roma. Si accomodi. Andiamo tutti al commissariato. Elsa, noi ce ne andiamo. Vieni, prendiamo un taxi. No, ma che taxi? Loro devono venire al commissariato con noi. Per fare cosa, scusi? Ma per testimoniare, per mettere tutto in chiaro, con lui e con lei. Ma che dice? Adesso non lo vedrai. Non ti preoccupare, cara, ci penso io. Guardia, sono loro due i ladri, non se li lasci scappare, Ma il commissariato dove sta? Qui vicino, venga con me, conosco io, so io. Chiediamo scusa. Che mondo. E vi trattano bene come guardia notturna, insomma ci si campa. Dio mio, con molta buona volontà ci si campa. È un corpo in cui si può entrare liberamente, basta fare una domanda. Oh, sì, una domandina. E tu non ti eri accorto di niente, attento alle passi. Vedi Paolo. Addio Paolo, omaggi signorina. Vieni, passiamo le mani. Vi ricordate di quando mi volevano rubare la macchina? Li ho presi tutti e quattro. Ma cosa? Ma quella non è la fidanzata tua. Ma che fidanzata? Avanti cammina, venite al commissariato, se no poi succede che gli autisti ci mettono la pelle. Allora, andiamo, va. Sì, e la pensione c'è? Per carità, dopo 30 anni di servizio non si arriva neanche a... Ma perché sì? Ha detto il gradino rotto. Signora, c'è un gradino rotto, stia attenta. Grazie. Comunque voi altri avete tante possibilità. La notte, la solitudine, il silenzio. È strano che non ci abbia pensato prima d'ora. In fondo io, un ex combattente. Le scale cominciano a pesarmi. Lo dici a me. C'è la crema e le tieni così, per forza. Le daremo al cane. No, scusa, le tenevo così. Questo ce lo dice al commissario. Che volete? Dobbiamo denunciare un momento. Facciamo le cose in ordine. Noi dobbiamo parlare al signor commissario, a quale poi faremo una denuncia. Vuole annunciarci, prego? Dica il professor Stroppiani e amici. Il dottore è occupato. Bisogna aspettare un momento. Accomodatevi. Si accomodi, signore. Maresciallo, vuole il commissario per la pratica d'ostruzione. L'avete istruita voi. Sì, intanto voi andate e fate presto. E occhio, capito? Signor sì, allora la pratica ci pensate voi. Voi dovete aspettare. Mi dispiace. Aspettate. Io veramente non so come sono andati i fatti. Ma che devo denunciare? Appunto, caro amico, se devo dire la mia personale impressione, si tratta di un deplorevole equivoco. Oh, ma dico, non starete mica a sentire lui, vero? Lui è semplicemente il ladro che si serve della figlia. Ma voi pensate che indecenza un padre che si serve della figlia per attirare i fessi come me e come lei? Sì, e questi due qui sono i compari che lavorano a turno. Ma dica lei, ma... Oh, te carmela! Vedrà una sberla. Calma, se fossimo tutti dello stesso parere non saremmo qui, vero? I cappuccini. Calma. I cappuccini, ecco qua. Per chi sono? No. Ah, perfetto, lascia pure, anzi ci vorrà qualcos'altro. Signora, lei gradisce qualche cosa? Sì, un succo d'arancio. Io un rabarbaro. Anch'io un'aranciata. E voi due? Cremino. Birra. Allora due succhi d'arancio, un rabarbaro, una birra e un cremino. Lina, vuoi un caffè? Grazie, papà. E loro? Caffè. Caffè? Corretto. Quattro caffè, questi sono diventati freddi, ce li prendiamo noi. Quattro caffè ancora. Dunque, dicevo, è naturale che ognuno abbia la propria opinione, umano. Ma qui si è parlato di furto. Sorge spontanea la domanda: cui prodest? A chi giova? Quanto aveva nel portafoglio lei? Eh? Diglielo. Avevo 120.000 lire più degli assegni per 1.000.000 circa. Assegni barrati, per fortuna. Ma che fortuna si incassano anche quelli. Sicuri anche quelli. Perduti, sicuramente. E dire che ci sono dei giovani che con 100.000, anche 90.000 lire, potrebbero risolvere i loro problemi. Che cosa vuole insinuare? Niente, io constato. So che lei cercava 90.000 lire e che lì ce n'erano 120.000. Avete capito? Avete capito a che cosa mira? Vuole insinuare che il ladro sono io. Lo conoscete tutti il sistema, no? La ragazza d'occhio ha il fesso. Lui crede di avere fatto una conquista, intanto il copar... Ah,
sì, è la seconda volta che lei accusa mio marito. Sì, signora. Hai sentito, Michele? E non hai niente da rispondere? Ma io... allora è vero. Ma no, studicione porco. Ma no, alla tua età. Ma signorina, guardi, la prego, dica. Mi sono forse permesso. Ma non so nemmeno la guardavo. Avanti, signorina, parli. Tanto non è più una sorpresa per me, sa. Sono anni che lo sopporto, anni. Ma adesso basta. Pensa, non essere ridicolo. Non mi toccare, mi fai schifo. Signora, posa lì, figliola, cerca di capire. Guardi, signora, io sono molto più anziano di lei. Potrei essere suo padre, suo fratello maggiore. Mi ascolti, ma perché vorrà cogliere delle sciocche insinuazioni? Rifletta e attenda. Suo marito ed io siamo nella identica situazione. Lui è accusato di oltraggio al pudore, io di furto. Accusati da una persona che non sa mettere insieme le due cose. Riflettere e attendere. Appunto per chiedersi, ma non c'entrerò anch'io in tutta questa storia? Non è possibile che per quei tortuosi cammini che il dardo della sorte prende a volte per raggiungere l'uomo... Non smetta, che poi il commissario gli parla dei dardi, gli parla. Non hai capito niente, posata, zina. Prenda tempo, signora, faccia come me. Ma perché vuol paragonarsi a questo cialtrone? Sapeste che vita d'inferno. L'ho sposato che avevo 18 anni, un fiore, signore mio, un fiore. Lo credo. Ecco. Le avevo un aranciato, un vero? Sì. Elsa, ti prego, non essere ridicola. E lei? Io. Lei? Lei di che cosa si impiccia? Ma che cosa vuole? Io. Lei. Ma come? Ma tu non hai ancora capito che è tutto un trucco da qui per discolparsi, che il ladro è lui. Io? Lui aveva il portafoglio in mano, lui. Ma come? Io l'ho sorpreso, io ho dato l'allarme, io l'ho colto in flagrante. Ma vada. Lasciami perdere, va. Ma insomma, che denunciamo qui? Le dicevo, non è facile mettersi d'accordo tutti. Oh, lei aveva un rabarbaro. Sì, grazie. Oh, bravalina. E voi due, birra e cremino, servitevi o volete un cameriere? Io ci avevo l'aranciata. Silenzio, che succede? No, niente, aspettiamo il signor commissario. Prima c'è la signora. Ma se il signor commissario è occupato, ritorniamo domani. Se non è urgente, è meglio. Il dottore sta uscendo. No, no, è urgente. È urgentissimo. Oh, e avevo ordinato un cappuccino. Buongiorno, dottore. No, buongiorno. Cappuccino non c'è, un'aranciata. Prenda, permette, professor Stropiani. Ma che è un bar? Chi siete? Che fate qui? Dottore, vi ho accompagnato io per la denuncia di un furto in autobus. Linea 53, Parioli. Chi è che denuncia? Chi è il ladro? Veramente poco chiaro. No, permette, è chiarissimo. Lei chi è? Ci conosciamo? Mi sembra di sì, documenti. Mi ha chiamato il fattorino, ma io veramente non ho visto niente. Io vi ho fatto chiamare, io! Parli quando è interrogato. Oh, e allora? Anche loro sono ladri? Sì, signore, sono altri due ladri. Mi volevano rubare la macchina un mese fa. È tutta una storia. Ma scherzerai, chi te conosci? Silenzio! E loro chi sono? Tassinari, signor commissario. Sì, signore. Mr. Villa. E che c'entrano loro? Signor commissario, sono amici del mio fidanzato. E lei? Mia figlia? Mia figlia Lina. Grazie. E allora? Su, Paolo, da bravo. Dia al signor commissario perché siamo qui. Oh, un equivoco, un deplorevole equivoco, mettelo tu. Grazie. Un equivoco del quale questo giovane non si è nemmeno reso conto. No, papà, Paolo non è uno sciocco, sa quello che dice. Ma si capisce che lo so benissimo. Lei chi è il derubato? No. Il derubato sono io. Beh, allora cosa vuole lei? Ho visto il furto e vengo a fare il Grazie, mio dovere. Prego. Poi ci sono gli altri due per la macchina. Io so soltanto che il portafogli l'ho visto in mano ma sua. Ma che c'entra? L'avevo preso per restituirlo. Sì, è vero, l'ha restituito subito, lo hanno visto tutti, no? È stato un bel gesto d'onestà, perché nel portafogli c'erano molti soldi e Paola aveva bisogno di trovare in giornata 90.000 lire per pagare la riparazione della macchina, è vero? È stato veramente onesto. Fa onore alla categoria. Io al suo posto me lo sarei tenuto. Bene, e allora chi vuole denunciare lei? Signor commissario, Paolo dice che vuole denunciare tutti. Eh? Ma soprattutto me. Dice che è meglio che vada in prigione. Perché? Ma come? Assurdo, veramente. Testimoni, lei sentiamo. Io vado. Mi scusi, signor commissario, ma io non ho visto niente. Perché io l'ho visto. No, ragazzi, aspettate un momento. Io sull'autobus non c'ero, scusatemi, non mi impiccio. Ma si rende conto della gravità? Li ho chiamati qui perché possono testimoniare sul furto della macchina. Sul passato. Ma caro, bastiamo noi a testimoniare sul tuo passato. È la persona più buona e più onesta del mondo, ecco. Del resto quello che ha fatto oggi ne è la prova. Lei dovrebbe ringraziarlo e dargli una percentuale. Eh? Non so quanto. Io? A lui? Ma sì, il 10 certo. % per legge. Certo. Certo, se la ladra sono io. Lei la ladra? Ma non le dia retta, io ho detto e ho visto che... Silenzio. Prosegua.
Se la ladra sono io, come dice sempre Paolo, Paolo deve avere la percentuale. E io sono contenta di andare in prigione. Prigione. Quanto fa a borseggio semplice, signor commissario? Beh, secondo, anche se hanno. Ecco, hai sentito Paolo? Sarò chiuso un bel pezzo, così sarai tranquillo. Ma voi che dite, signori? E lui sta zitto, ammazzalo che corre. Guarda. Ragazzate, recapitoliamo. Lei ha detto che la signorina è la ladra? No, io ho detto che... Che la signorina non è la ladra. Va bene. La signorina dice che il ladro non è lei. E c'è da crederlo. Ma perché? Perché i ladri hanno tutta un'altra faccia. Rastrelli Paolo, chi è? Sono io, che c'è? Vuole accomodarsi un momento, per sorpresa. Vada. Finalmente potrà parlare quanto vuole, contento. Vada. Signorina, non è niente, signorina. Non tema, che è in buone mani. Dunque, dicevamo, lui non è. La signorina, no, non pensarlo neppure. Voi sareste i famosi testimoni. Lui è la guardia notturna e i ladri chi sono? Quei due là, tu quella roba. Signor commissario? Quei due là. Quelli? Ma non li ho nemmeno visti. E allora, lui è il derubato, lei la sua signora. E allora, il ladro chi è? Appunto. È stato tutto un equivoco. Oh. Abbiamo fatto perdere del tempo prezioso al dottore. Abbiamo dato una bella prova di inciviltà. Tanto più che non si può parlare di furto perché lei il portafoglio ce l'ha, non le pare, veramente? Signora? Io non parlo, parlerò a casa. Beh, allora possiamo andare perché qua si soffre. È giusto? È giusto. Prego, signorina, si accomodi. Prego. Grazie. Oh, non manca che mettere a posto questa storia. Che storia? Del 10% a chi è ritrovato i portafogli. Ma non mi faccia ridere. La legge non fa mai ridere, caro signore. Se ne accorgerà, stia tranquillo. Ma e le consumazioni? Metti in conto al commissario. Al commissariato, frate, mi ricordo benissimo. Durante l'occupazione alleata. Ma che dice? Che borsa nera? Questo è Silvestrelli Pietro, io sono Paolo. A quell'epoca stava a Brindisi. Silvestrelli Paolo. Portavo il camion per conto di terzi. E merce di contrabbando. Ma no, portavo le patate ai carabinieri. Ma che c'entrano le patate con i carabinieri? Oddio, portavo le patate ai carabinieri per la mensa. Silvestrelli Paolo, non risulta. No, va bene. Sì, va bene. I tipi come te hanno sempre le scuse pronte. Ma sempre a commissariato finiscono. 580. Cosa vuoi? Io mannaggia, ne ho una testa al muro. Hai capito? Paolo, ti hanno rilasciato, sono contenta. Tempo qua. Io a te ti devo riempire la faccia di schiaffi. E dammeli. Che volete? Quanto le fa le cipolle? 55. Ah, è troppo care. Scusi, Cammina. La faccia di schiaffi li devo riempire. Ho capito. Ma sbrigati che ci guardano. Senti, un mannaggia. Vergogna. Che ti dicevo? Ma sì, vergogna. Va bene che uno oggi non si deve meravigliare più di niente. Ma di che si dice lei? Ma che gliene importa? Mio marito può fare quello che gli pare piace o deve chiedere il permesso a lei? Ma tuo marito, lei non deve chiedere che... niente, glielo consiglio per il suo bene. Ma guarda che cosa è da pazzi. E tu ti fai mettere paura da questo qui. Io? Sì. Questo qui? Mio marito le ha chiesto forse lei che cosa fa con sua moglie, glielo ha chiesto? Basta zitta. Ma va bene. Tanto tu, caro mio, per farti mettere i piedi in testa. Io, Sì, tu. Ma insomma, me lo dai sto schiaffo, sì o no? E dammelo che me lo merito. Hai detto che sono tuo marito? Sono tuo marito, Sì. Bravo! Finalmente! Ok! Che sei diventato di parte? Ma sì, Levi! Giovanotto, ma che sta facendo? Perché è impazzito? Gliela sequestro! Signora, la prego, per favore, indietro! Circolare! Circolare, indietro! Ma quello da già passato? Il quadro di davvero!